Lo spettacolo è finito nel momento in cui io non posso più continuare a parlare di cucina. Perché ho sentito parlare di una legge europea ancora una volta che mi ordina al cliente di portare i dolci fatti in casa nel compleanno, per le scuole, per il compleanno di propri figli. Io voglio sapere di quel ticchione che fa queste leggi, che dà da mangiare al suo figlio per fare quelle leggi. Pasta nasce un po' più di 10 anni fa, io ero un DJ, mettevo musica un po' in giro per l'Europa, nei centri sociali, nei club. E sono salentino, però un po' giramondo, e però mi piaceva troppo cucinare e soprattutto mangiare. E niente, quindi a un certo punto le cose si sono mischiate, ho cominciato a cucinare mettendo vinili, ed è nato Don Pasta ed è nato Food Sound System. Tutti parlano di cucina in questo momento, parlano spesso a sproposito e comunque parlano di una cucina che io non ho mai visto, cioè io che vengo da un luogo rurale come il Salento vedo che la cucina di cui si parla nelle televisioni, nei giornali, non l'ho mai vista, e quindi mi sono detto ma dove sta il problema? Io ho deciso di cominciare a girare l'Italia rurale, l'Italia delle campagne, dei monti, dei porticcioli, per chiedere alle signore, ai vecchi contadini, quale fosse la loro cucina. Questo è il progetto Artusiana Mix, un viaggio nel mondo rurale per sapere se la cucina popolare italiana resista ancora, resista a questa invasione di barbari. Per fare quella parmigiana la domenica oppure il 15 agosto, conservi tutto quello che ti potrebbe servire magari per dare da mangiare a tuo figlio, per avere più energia per lavorare la terra, e la domenica, che non è il giorno del Signore ma è il giorno in cui ci si comporta da grandi signori, si offre. La peculiarità è che facciamo che tu hai invitato 30 persone per mangiare la parmigiana. Nella testa malata di ognuna di quelle 30 persone ognuno cucina per 30. Gli hacker di Rural Hub fanno un lavoro fondamentale perché bisogna inventare nuove forme di resistenza in una società in cui il mercato schiaccia completamente le forme rurali. Invece hanno delle forme di innovazione incredibili, di resistenza e di anticorpi alla globalizzazione talmente forti che si riesce a organizzarla sia da un punto di vista di comunità, di nuova forma di comunità, che da un punto di vista di comunicazione e mercato potrebbe essere una resistenza solida, solidissima per tanti contadini e anche per i consumatori. Signori, siate militanti fino in fondo, esercitatevi alla perdita del tempo. Se qualcuno vi dice che il mondo è un conflitto di culture, tanto più adesso, ricordatevi che il mondo è un incontro di culture. La battaglia per una nuova agricoltura social passa attraverso una responsabilizzazione dei consumatori, cioè i consumatori devono avere la consapevolezza che per mangiare in modo sano, per dare da mangiare ai figli, devono mettersi in contatto con i contadini, devono far sì che i contadini possano resistere con delle forme sane di agricoltura, di allevamento, e questo possono farlo solo se ci sono delle reti di consumatori sufficientemente adeguate.